One, two, three, four. Tre picciotti siciliani con i risvolti nei jeans e il cappello da cowboy attraversano l'oceano per andare a sfidare i veri cowboy in quello che sanno fare meglio. Greetings from Austin. Questo è il titolo del film dello scrittore e regista saccense Vittorio Bongiorno, già proposto in diversi festival, tra cui Taormina, lo stesso Sciacca Film Fest. Racconta le vicende di un gruppo rockabilly, Don Diego Trio, che partecipano ad un concorso internazionale che si svolge in Texas per eleggere la miglior band di genere. Questi musicisti sono nisseni, si sono imbattuti in Vittorio Bongiorno dopo aver letto il suo libro Il Duca in Sicilia. Che ascolti durante l'anno? Te li trovi accanto a te al bar, a bere una birra e con altri dividi il palco. Greetings from Austin, il mio film documentario nasce curiosamente da un romanzo, Il Duca in Sicilia, che Diego Geraci, il chitarrista cantante del Don Diego Trio, Trio Rockabilly di Caltanissetta, compra, legge, mi contatta via internet, diventiamo amici, appunto scrivendoci messaggi. A un certo punto io gli chiedo quali sono i piani della sua band e mi racconta di questo sogno folle di andare a partecipare a Austin, in Texas, a questo grande festival Ameripolitan che racchiude le radici della roots music americana, il country, rockabilly, honky tonk, outlaw. Mi sembrava straordinario che un gruppo siciliano sfidasse gli altri quattro gruppi texani in quello che loro sanno far meglio. E Don Diego Trio se l'è cavata egregiamente. Li ho seguiti, gli ho chiesto se avevano posto in macchina con loro, a casa con loro per 11 giorni, li ho filmati in ogni momento, non gli ho dato pace. Ho cercato di raccontare questo film con uno stile un po' particolare, perché non ci sono interviste, c'è la voce narrante di Diego, dei suoi compari, c'è molta musica, ci sono paesaggi, ci sono le facce caratteristiche del Texas. Ho cercato di raccontare questo sogno folle della conquista di questo mondo così lontano, ma poi in fondo così simile, essendo il sud degli Stati Uniti, molto simile appunto al sud dell'Italia. In un momento in cui qualcuno alza i confini, i texani hanno permesso a Don Diego Trio, from Caltanissetta with love, di conquistare, come quantomeno di provare a conquistare il cuore degli americani, e forse ci sono riusciti. Dunque vi auguro una buona visione. Tanti saluti da Austin, Texas.